la primavera Mirano diventa ancora più bella da vivere e da visitare. Ha una dimensione perfetta, con un centro commerciale naturale dove non c'è che l'imbarazzo della scelta tra i negozi all'avanguardia e vere pietre miliari. Attività che ci sono da sempre e trasudano storia, come la pasticceria Tonolo, che si tramanda di generazione in generazione. Dal 1886, nonno, bisnonno, trisnonno, adesso noi e poi chissà, speriamo nel nipote. La tradizione continua, ci sono due diplomi che stanno a indicare un pezzo di storia importante. Sì, sono dei diplomi che sono stati presi appunto dai nostri nonni nel 1909, sono partiti da qua con la loro specialità che era la focaccia, c'era questo concorso a Parigi e hanno vinto la medaglia d'oro con la focaccia veneziana. Oggi quali sono le vostre specialità? Beh, la focaccia veneziana che è rimasta tale quale, identica, ricette per fino all'ultimo grammo. E la Paris Brest, che è un dolce con morbido con una crema chantilly, il semifreddo al caffè, eccezionale, e la torta greca, che è una sfoglia di mandorle, che è uno dei dolci proprio più buoni in assoluto a livello di mandorle proprio. E poi c'è un ingrediente che non è scritto, ma è evidente, che è la simpatia. Eh beh, speriamo, perché dopo, sai, come tutte le cose, c'è il dolce che piace e il dolce che non piace. Al cliente si può piacere, come anche no. Piacciono sempre i dolci, però è una coccola che la gente continua a farsi? Sì, nel nostro caso sì, perché sono come quelli che facevano le nonne, cioè farina, uova, latte, tutti ingredienti genuini, insomma, quindi i nostri sono naturali. C'è anche chi fa lievito chimico una parte e lievito naturale, noi 100% lievito naturale. Noi abbiamo dei clienti che fanno quasi tenerezza perché dicono: ah, io mi ricordo che venivo qua da piccolo, che mi portava mio nonno, che venivo a prendere la pastina, e trovano la stessa pastina anche sullo stesso posto, cioè, quindi proprio c'è una di generazione in generazione, anche il cliente viene ed è la cosa che ti fa più piacere perché cioè, capisci che lavori bene, insomma. Buon lavoro e buona continuazione allora. Grazie. Mirano le sue tradizioni da scoprire non solo nel cuore pulsante della cittadina, ma anche in deliziosi angoli nei quali è piacevole trascorrere le serate d'estate con la famiglia o gli amici. Questa sera a Corte Castellantico c'è una grande festa, è un modo per presentare quest'angolo della città così vivo. Con noi ci sono Franco e Graziana, che dal 1982 gestiscono La Taverna. È un locale che è veramente un punto di riferimento per Mirano. Certo, è conosciutissimo nella zona. Non solo per Mirano, perché immagino che abbiate tante persone che vengono anche da fuori. Certo, tantissime, sì, anche da fuori. Ed è un locale che sposa un po' tutti i gusti, perché proponete un po' di tutto. Un po' di tutto, dalla pizza, la carne, il pesce. Insomma, lavoriamo da tanti anni e ci siamo un po' specializzati. Ci sono anche tanti piatti della tradizione, però. Certo, gnocchi, trippa, pasta e fagioli, come dicevo prima. E poi tutti i piatti nazionali e internazionali. È un locale che ha delle sorprese anche a livello così logistico, perché qui c'è la corte bellissima, quindi c'è tanto spazio, ma c'è anche una parte esterna molto bella. Anche dietro, sì, una parte, un giardino interno dall'altra parte del giardino, molto bello. Quanti coperti potete fare voi? Beh, 250, 300 a turno. Quindi adatto anche per delle festività, per delle ricorrenze? Sì, sì, qualche ricorrenza, ma di solito siamo abituati più a lavorare con un menù alla carta e gestiamo i clienti che sono affezionati da sempre. Ho visto dei dolci meravigliosi, anche quelli fatti in casa? Tutti fatti in casa, solo fatti in casa, ma sono tutti fatti dallo chef nostro. Questo è un programma che mette in luce Mirano. Come si vive a Mirano? Si vive bene, è una bella cittadina, le persone sono tranquille. Ci stiamo bene. A due passi da questa deliziosa corte c'è Villa Belvedere con il castello antico. I colori sono magnifici, sembra un giardino all'inglese per quanto è ben curato. Un'attenzione che si nota anche in molte abitazioni private. Molto è affidato alla passione, ma un valido alleato se non avete il pollice verde e volete un giardino o un terrazzo da ammirare è la Grigarden di Spinea.
Le nostre specialità sono quelle di realizzare i giardini e fare anche impianti di irrigazione, un po' tutto, pavimentazioni. Dopo, come secondo lavoro che prevale tanto, è la manutenzione dei giardini, quali le potature, i sfalci dell'erba e così dicendo, insomma, tutto quello che viene richiesto, anche le potature. È un lavoro molto impegnativo, abbiamo tanto personale e cerchiamo, insomma, di contentare tutti. Non si direbbe, ma anche nell'architettura dei giardini spesso si segue la moda. Queste sono le attuali tendenze. Gli olivi, melograni, aceri, poi anche dei liquidambara, sono piante colorate e giardini rocciosi. E facciamo anche tanti giardini zen, molto belli, insomma. AgriGarden è specializzato anche nei complementi d'arredo che rendono un giardino bello, unico e funzionale. Noi montiamo casette e facciamo pergolati e anche piscine, diciamo, sia fuori terra e entro terra. Dopo facciamo pavimentazioni importanti con gli autobloccanti e anche col legno, insomma, vengono fuori dei bei lavori importanti. AgriGarden, 30 anni di esperienza, 3 ettari di serre e terreni dove potrete trovare le più belle piante e moltissime idee per i vostri angoli di relax.